con questa riforma del sistema idrico integrato vogliamo uniformarci con quelle che sono le direttive comunitarie del 2060, ma anche la normativa nazionale. E quindi vogliamo arrivare chiaramente ad un unico ente d'ambito dove si possa avere la capacità di arrivare ad un sistema, diciamo, economico, ad un'efficienza, ad una efficacia del servizio, cosa che oggi non è stata, perché evidentemente le falle sono diverse, motivo per cui la Giunta regionale ha voluto mettere mano in maniera, diciamo, forte a questa riforma attraverso l'introduzione quindi di un disegno di legge che vada nel senso, diciamo, che si è prefissato. Finalmente si cambia in senso secondo me positivo, perché il modello che, a cui abbiamo assistito in Abruzzo è stato un modello che non è stato efficiente, né efficace né economico per i cittadini, e quindi è necessario a questo punto che ci sia una ferrea volontà e una forte governance da parte del decisore pubblico, e questo lo facciamo riducendo anche i costi, riducendo i consigli di amministrazione, riducendo le prebende e istituendo invece una governance che sarà senz'altro migliore. Perciò passiamo da 6 ATO enti dell'ambito che si occupavano del sistema idrico integrato, erano previsti 4, noi abbiamo ritenuto che sia opportuno che ce ne fosse uno solo che governi l'intero processo in Abruzzo, perché abbiamo a che fare con una risorsa importantissima, quella è l'acqua, una risorsa che deve essere gestita bene e soprattutto in funzione anche di quelle che sono le generazioni future.